ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi farò questo video che va tanto tanto di moda. Non so chi l'abbia iniziato, ve lo dico subito, però mi state chiedendo in tantissimi video di questa tipologia, quindi ho deciso di farlo. Ho un po' paura perché non so che cosa aspettarmi, non ho guardato i risultati, quindi ho qui vicino a me entrambe le opzioni. Purtroppo Instagram dà soltanto nei poll, dà soltanto due opzioni, altrimenti ve ne avrei messe di più per farvi scegliere tra più prodotti, però appunto vi ho fatto comunque scegliere tra due prodotti per tipologia. Si va ovviamente dal primer fino al rossetto. Ho super 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 paura perché non so che cosa aspettarmi e non so tra l'altro se tutti questi prodotti insieme funzionano, quindi non so che cosa ne uscirà fuori. Sicuramente è un mix di prodotti che io non ho mai utilizzato, questo sicuro. Quindi direi di iniziare. Io ho qui accanto a me il cellulare, vado sempre la solita foto nostra e vado a vedere che cosa avete votato. Iniziamo dal primer. Vi ho fatto scegliere tra il Dior Skin Forever and Everywhere di Dior e quello di Makeup Forever Step 1 Base Hydratant Hydrating Primer. Non lo so dire in francese, insomma, ormai l'abbiamo capito questo dopo anni. E ha vinto con il 65% Dior. Quindi questo è il primer che andremo ad utilizzare oggi, naturalmente quello Dior. Alright. Questo primer mi piace moltissimo, anche perché ha un profumo buonissimo. Si stende molto molto bene, molto facilmente. Poi fondotinta vi ho fatto scegliere tra quello Marc Jacobs e tra quello Fenty Beauty e vedo che con il 64% ha vinto Fenty Beauty. Ho paura che questo colore sia un attimino troppo, cos'era, troppo chiaro, troppo scuro per me mi sa, quindi speriamo bene, speriamo bene. Eccolo qua il fondo Fenty Beauty, questo è il colore 160, si chiama Pro Filter, però se mi ricordo bene ossida lievemente questo fondotinta, quindi rischio che sia un pelino troppo scuro per me, ma poi in caso vedremo di correggere magari con il correttore. E si parte, ragazzi. Non so sinceramente se dopo il video che ho fatto sui prodotti Fenty Beauty l'ho utilizzato, credo di averlo usato un'altra volta questo fondotinta e vi devo dire che mi è piaciuto. Non mi ricordo nel video se vi fosse piaciuto o no, però vi devo dire che la stesura è molto molto naturale. Spero appunto soltanto che non ossidi, altrimenti mi ritrovo il viso arancione, che non è un bel vedere. Sì, devo dire che mi piace questo fondotinta, mi piace molto. E il colore, almeno per adesso, sembra a posto, sembra giusto per me. Mi ricordo invece adesso che quando ho fatto il video testando i prodotti Fenty Beauty non mi era piaciuta molto la stesura, ma secondo me è stata colpa della spugnetta sempre di Fenty Beauty, che però tanti dicono essere stupefacente, cioè dicono che sia pazzesca, solo che io evidentemente la prima volta che l'ho utilizzata non ho saputo usarla bene, perché vi devo dire la verità, questo fondotinta mi piace molto, non lascia segni, è super 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 naturale. Mi piace molto, devo dire. Sono contenta che voi avete scelto questo fondo, perché altrimenti non so se l'avrei usato oggi per il mio trucco. Devo dire la verità, tendo sempre ad usare sempre gli stessi fondotinta, che sono un po' una safe bet, una safe choice, quindi una scelta sicura, perché so che insomma vanno bene. Invece alla fine ho scoperto un fondotinta nuovo che mi piace tantissimo. Quindi, promosso. Poi, allora, continuiamo. Aiuto. Ok, prossimo prodotto che vi ho fatto scegliere è il correttore e qui vedo che ha vinto, vi ho fatto scegliere tra il Naked Skin di Urban Decay e il Born This Way di Too Faced ed ha vinto con il 63%, quindi proprio schiaccianti, tutte queste vittorie fino adesso sono state schiaccianti, ha vinto con il 63% il Naked Skin di Urban Decay, quindi utilizzeremo questo. Eccolo qua, Naked Skin Urban Decay, sapete che è uno dei miei correttori preferiti, mi piace moltissimo anche il Born This Way, però devo dire, non vi ho messo correttori in stick o in pot, in cialda, perché io amo i correttori liquidi, lo sapete, e no, a volte mi trovo bene anche con quelli stick, non posso mentire su questo, però di norma mi trovo molto molto bene con quelli liquidi, si sfumano benissimo e
non mi danno alcun tipo di problema, non vanno nelle pieghette, solitamente quelli liquidi, insomma, secondo me sono i migliori, c'è poco da fare. E poi sempre con la Beauty Blender vado a stendere il prodotto. A me piace molto che il correttore sia leggermente più chiaro rispetto al fondotinta, perché questo è un trucchetto infallibile per illuminare lo sguardo, per renderlo più sveglio, per renderlo più, non lo so, più fresco, più luminoso. E poi ovviamente con la cipria andiamo ad amalgamare per bene il tutto. Ok, e questi trucchetti con il correttore sono infallibili quando volete avere poco trucco, e quindi basta fare una base luminosa così, un po' di mascara, un po' di cipria e via, è già... lo sguardo è molto più sveglio, più luminoso. Poi aiuto, che cosa c'è dopo? Allora, dopo c'è la, beh, giustamente la cipria. Vi ho fatto scegliere tra la pressed powder trasparente di Urban Decay e la cipria in polvere libera, quella a quattro colori di Givenchy. E vedo che, pensavo, vedete qua? Mi avete stupito alquanto, anche sul fondotinta, però devo dire, però anche qua pensavo vincesse quella Urban Decay, invece no, ha vinto quella di Givenchy, sì, ce l'ho, ok, con il 61% ha vinto quella di Givenchy contro il 39% ovviamente di Urban Decay. Eccola qua, questa è la cipria che avete scelto per me oggi, ed è la Prism Libre Matte Finish and Enhanced Radiance Loose Powder, e questa è appunto una... aiuto, svolazzo ovunque, questa è una cipria che ha quattro colori, praticamente ha quattro diverse tonalità di cipria che vengono poi in realtà mischiate in un'unica cipria. Non vado ad utilizzare questa spugnetta perché secondo me lascia troppo prodotto, e vado invece ad usare come al solito il pennellone da viso. Mi chiedete tutti di che brand sono questi pennelli. Questo pennello è di Too Faced, è un set, e tutti i pennelli sono rosa, sì! Non potevo non averli, cercate di immaginare me senza i pennelli rosa, cioè non è fattibile. Quindi vado leggermente a picchiettare, a fissare tutta la base. Specialmente in estate, ragazzi, io senza cipria, cioè, mi sciolgo praticamente. Ok, ci siamo! Dopodiché... che cosa vi ho fatto scegliere? Dopodiché vi ho fatto scegliere la terra. Mio Dio, vittoria super schiacciante anche qua. Vi ho fatto scegliere tra la Unicorn Tears di Too Faced e invece il duo Terra Blush di Inglot. E con il 78% ha vinto quella di Too Faced. Eccola qua. Ta-da! Unicorn Tears! Vabbè che il packaging di questa terra, ragazzi, cioè, è imbattibile. Non esiste questa collezione, è il packaging più figo che si è visto mai dai tempi della collezione Hello Kitty di MAC, che anche quella, devo dire, che, insomma, però... pazzesca. E però l'unica mia preoccupazione, e qua mi volete male davvero, no, sto scherzando, però sarà un po' problematica la questione, perché io ho inserito questa terra nel poll. Il problema è che questa terra è tremendamente brillantinata. Allora, c'è la parte con l'unicorno che è tutta glitterata, e quella la lasceremo perché quella è più un illuminante, e poi c'è tutta la terra ovviamente, che però appunto è parecchio glitterata e anche parecchio calda, quindi non credo proprio che per il nostro contouring sarà molto adatta, però vedremo di utilizzarla lo stesso, visto che quella in glow invece era molto più adatta per il contouring perché opaca e decisamente con un colore freddo. Però ha vinto questa, e questa andremo ad usare. Tento di prelevare anche questo pennello, mi chiedete sempre di che brand è, non si vede più, ma è di Sedona Lace, è di Sedona Lace. Non so nemmeno se li fanno ancora, sinceramente, i pennelli, quelli di Sedona Lace, perché è un brand che io non vedo in giro da secoli. Però vi devo dire, sono ottimi pennelli, assomigliano un po' a quelli Sigma. E... quindi se lo trovate, però mi sa che costano anche un po' meno rispetto a quelli Sigma. A me li avevano spediti, però vi giuro, secoli, secoli fa, quindi... però sicuramente un qualsiasi maxi pennello alla fine vale l'altro. Ok, beh, sicuramente è un contouring che riscalda molto l'incarnato, questo non è un contouring da ombreggiature e basta. Beh, sembrerò più abbronzata. Devo dire che anche il fondotinta non ha ossidato, sono molto contenta di questo fondotinta. Devo dire però che non mi è piaciuta, quindi la Beauty, cioè la spugnetta di Fenty Beauty, mi trovo molto molto meglio con la classica Beauty Blender, mi dispiace, ma per me è così. Vado a fare un po' di contouring anche ovviamente ai lati del viso.
altrimenti l'effetto pesce palla sta dietro l'angolo. Ok, sono strana, ma quasi quasi non mi dispiace il contouring con una terra calda. Cosa ne dite voi? Boh, magari sono strana io. Poi arriviamo, mi sa, al blush. Ok, qua vi ho fatto scegliere tra quello di Too Faced con la confezione a pesca, molto carino, della collezione Peach, e poi invece vi ho fatto scegliere tra questo, appunto, oggi non so parlare, e quello Essence, che in realtà è un trio con diversi blush, e ha vinto con il 64% quello Too Faced, che è... Ta-da! Eccolo qua. Questo blush è un blush, in realtà anche qui sono un po' in difficoltà, perché questo è un blush in crema, non è un blush in polvere. Sapete che io in estate prediligo un po' di più i blush in polvere, ma faremo quello che bisogna fare, faremo quello che voi avete scelto, e quindi vado ad applicare questo. Vado a prelevarne un po' giusto con le dita, tanto dovrebbe essere abbastanza sfumabile e naturale una volta applicato. Si vede a malapena, forse ne ho preso davvero troppo poco, ma non voglio un effetto troppo forte, quindi sì, ok, adesso sì che si vede, però voglio cercare di lasciarlo naturale. È molto carino, però vi devo dire, spaventa un po' perché questo colore è, cioè, rosso fucsia. Invece una volta applicato è molto molto naturale, si sfuma molto bene. Quindi va benissimo anche per la mia carnagione chiara. Adesso comincia la stagione in cui tutti mi dicono: ma stai poco bene, che sei così pallida, ma com'è che non sei abbronzata? E ragazzi, questo è il mio colore, quindi inizia sempre l'incubo tipo a maggio, tutti: ma stai male? E io: ma no, sono bianca di mio, cioè di natura. Comunque, dopodiché, allora, dopo il blush, che cosa viene? Cosa vi ho fatto scegliere? Mi sa? Il primer, ok, quale primer occhi? E con il, vi ho fatto scegliere tra il Life Fidelity Primer di H&M, che mi piace, abbiamo testato in uno degli ultimi video, non è niente male, vi devo dire, mi è piaciuto molto, e quello Make Up For Ever Step 1 Eye and Lip Primer 24 Hours, e ha vinto con il 64% quello di Make Up For Ever. Eccolo qua, ta-da-da! E ho visto che è anche un lip primer. Vi devo dire che non l'ho mai utilizzato come primer labbra, ma adesso lo faremo, perché no, proviamoci. Era da un secolo che non usavo questo prodotto, ma vi devo dire che promette bene. Come primer occhi l'ho usato spesso, non l'ho appunto mai utilizzato come primer labbra. Vedremo che effetto farà. L'unica cosa che non mi sconfifera tantissimo di questo primer occhi è che è trasparente, mentre a me piacciono un pochino di più quelli che uniformano un po' il colore della palpebra, ma d'altronde questo avete deciso e questo deve essere oggi, ragazzi, assolutamente. Poi, dopo il primer, palette, ombretti, ho scegliere tra quella di Kiko e quella di Too Faced, sempre della collezione Life's Festival, ed ha vinto con un super schiacciante 74% quella di Too Faced, che anche questo è un packaging pazzesco, bellissimo. Ta-da! Eccola qua la palette vincente! Sì, devo dire che penso che abbia vinto proprio per il packaging, perché questo packaging è imbattibile, insomma, arcobaleni, stelline, unicorni glitterati... Cosa c'è di meglio, ragazzi? Non può esserci niente di meglio. Questi sono i colori della palette e quindi andremo un po' a giocare sia con i toni neutri che con qualche colore. Inizio con Beamin, che è quello chiaro illuminante, e lo stendo sotto al sopracciglio e poi un po' anche nell'angolo interno. Poi prendo Desert Vibes, che è questo marroncino opaco, e lo stendo all'interno della mia piega. Non so bene che cosa sto facendo, sto decidendo il trucco al momento, e una parte di me sperava che vincesse la palette Kiko, che era un po' la mia safe choice, perché quella palette ha solo ombretti dai toni neutri sui marroncini, quindi... sarebbe stato molto più semplice per me, ma vedo che volete che io giochi un po' di più con i colori se avete scelto questa palette, quindi questo è quello che faremo assolutamente. Ora sulla palpebra mobile vado a stendere questo Sunset Dream, che è un bellissimo pigmento
è un... secondo me sono quasi tutti pigmenti pressati, perché sono estremamente pigmentati e anche shimmer, quindi mi ricorda molto questo, soprattutto un pigmento della MAC che si chiama Melon. Non so nemmeno se vendano ancora, però è un bellissimo arancio dorato. Secondo me sta anche molto molto bene con il marroncino che abbiamo applicato nella piega. Devo dirvi che, allora, da questa parte il fondotinta è perfetto, da questa parte si vede un pochino, ma credo che sia perché ho applicato prima la cipria e poi il blush in crema. È per questo che i blush in crema sono un po' più difficili da usare, perché rischi a volte che andando a picchiettarli sopra un prodotto in polvere e sopra ancora il fondotinta di prima faccia un po' questo effetto cakey. Questo effetto, non voglio dire maschera, ma insomma che sia visibile. Forse avrei dovuto applicarlo prima della cipria, anzi molto probabilmente bisognerebbe applicarlo prima della cipria. Da questa parte evidentemente ho picchiettato un po' più in modo leggero e quindi non si vede nulla, da questa parte invece un pochino si vede, però non è assolutamente colpa né del fondotinta né del blush, ma è un po' più una questione di stesura. Tutto sommato però vi devo dire che continuo ad essere molto felice di questo fondotinta, mi piace moltissimo. Con il pencil brush vado ad applicare Dusk Till Dawn, questo azzurrino scuro, e lo applico sulle ciglia inferiori, tanto per, proprio per cambiare e fare un trucco completamente diverso dal solito. Cerchiamo di pulire tutto questo ombretto che è caduto. Ok, vado sopra a questo azzurro con Artist Pass, che questo è un duochrome, è da una base bordeaux con un sacco di glitterini azzurri, e vado a scurire un pochino questo azzurro, perché se è troppo chiaro non lo so, non mi vedo bene, secondo me non mi sta tanto bene, e l'azzurro in generale non mi sta benissimo, ma a volte mi piace testare e provare. Vado a sfumare con un pennello da piega, senza prelevare colore, vado a sfumare la parte sopra. Poi, dopodiché, vi ho fatto scegliere tra due eyeliner. Il primo è quello di Urban Decay ed è il 24/7 Glide On Eye Pencil, è una matita, mentre dall'altra parte c'è il Charlotte Tilbury, che là è venuto sotto, e questo invece era un eyeliner a pennarello ed ha vinto, non per tantissimo vedo, con il 59% ha vinto la matita di Urban Decay. E vai! Perché amo le matite, non mi piacciono tantissimo gli eyeliner a pennarello comunque liquidi, anzi gli eyeliner a pennarello sono quelli che mi piacciono di più, ma preferisco decisamente le matite, grazie ragazzi. Eccola qua, la vincitrice è lei, Urban Decay, il colore è Perversion, che credo sia, sì, è un nero. Intanto stendo la matita lungo tutta la linea delle ciglia. Ok, ora passiamo al mascara, vediamo che cosa avete scelto. Allora, vi ho fatto scegliere tra il Better Than Sex di Too Faced e il Bad Girl Bang di Benefit, e vedo che, pensavo che qui fossimo quasi alla pari, invece devo dire che con il 65% vince quello Benefit, quindi mi avete stupito anche qua, pensavo fosse più o meno pari, e invece appunto andiamo ad utilizzare quello di Benefit. Conoscete tutti questo mascara, lo adoro e lo uso come mascara quotidiano, assieme devo dire però al Better Than Sex e ad un paio d'altri che sto testando, però questi sono i miei preferiti. Il Better Than Sex secondo me è molto più volumizzante, mentre il Bad Girl Bang allunga benissimo le ciglia, ma anche questo le volumizza molto, ma come mascara allungante secondo me il Bad Girl Bang è imbattibile davvero, è pazzesco. E tra l'altro, vabbè che io ho comunque la laminazione ciglia, quindi le mie ciglia sono comunque piegate verso l'altro, però questo mascara tiene la piega, è una cosa incredibile, cioè le ciglia non si appesantiscono, cosa che devo dire succede con tanti tanti altri mascara, nel senso che quando vai ad applicarli sono pazzeschi, sono fantastici, però poi con il corso delle ore tendono un po' a cadere, perché sono pesanti e si asciugano e quindi le ciglia diventano appunto più pesanti e tendono ad andare verso il basso, ovviamente la forza di gravità le fa cadere. Con il Bad Girl Bang non mi succede e a fine giornata sono ancora esattamente come quando le ho applicate la mattina, quindi amo, amo profondamente questo mascara e devo dire che da quando l'ho ricevuto
è saltato proprio in vetta ai miei preferiti di sempre. Guardate che differenza con mascara e senza mascara, è una differenza pazzesca, cioè guardate che roba. Ora passiamo al prodotto per sopracciglia. Vi ho fatto scegliere tra la mia matita sopracciglia preferita di tutti i tempi, che è quella di Diego Dalla Palma, e il Cabrow di Benefit, che invece è un prodotto in gel. E con il, anche qui vittoria schiacciante, con il 76% vince il Cabrow di Benefit, che è invece il mio gel preferito di sempre. Quindi vado ad utilizzare questo, eccolo qua. Ta-da! Il Cabrow! Amo il fatto che ci sia il pennellino incorporato, ed è un buon pennellino, perché molto spesso i pennellini che si trovano nei prodotti sono un po' così, e diciamo così, e questo invece è un ottimo pennello perché diventa anche molto grande, cioè è parecchio lungo, quindi è quasi un pennello full size, quindi è anche molto semplice da usare per l'applicazione. Io ho la colorazione numero 3, però se volete, se siete bionde e volete una colorazione un po' più naturale, vi consiglio la 2. A me piace avere le sopracciglia un po' più scure, quindi uso la 3, che sarebbe in realtà per castane scure, non lo so, credo di sì. So che hanno soltanto 3 colorazioni e questa è la più scura. All'inizio vado sempre verso l'alto in modo da dare un effetto un po' più sfumato e poi invece porto il pennello nella stessa direzione delle sopracciglia. Ok, anche le sopracciglia sono fatte e poi passiamo al rossetto, che sarà l'ultimo step per oggi, ragazzi, perché non vi ho fatto scegliere lo spray fissante, mi sono completamente dimenticata, cavolo, però con il rossetto vi ho fatto scegliere tra due rossetti che non ho mai indossato prima. Uno è uno dei nuovi colori di Maison da Milano, sono gli Extreme Matte, l'altro invece è un rossetto, anche questo matte, dell'ultima collezione di Givenchy, e con il 64%, tra l'altro sono tutti 64-65%, o sembra a me tantissimi. Qui ero convinta che vincesse quello di Givenchy, invece mi avete stupito veramente tanto. Quello di Maison da Milano ha vinto l'Extreme Matte, e dalla foto non si capiva forse benissimo, ma il colore è parecchio scuro, ed è appunto il Fudge 116, un colore che non ho mai usato prima. Comunque, se avete la carnagione più scura della mia, sembrerà un po' più nude su di voi. Su di me, secondo me, sarà parecchio scuro a vederlo così, ma proviamo. Questo avete scelto e questo bisogna fare. Decisamente, se avete la carnagione più scura sarà un po' più nude su di voi, però non mi dispiace affatto questo colore. Che cosa ne dite? Adesso bisogna aspettare qualche secondo, poi diventa completamente opaco. No, in realtà è già diventato completamente opaco. Quindi questo è tutto, ragazzi e ragazze, per il nostro trucco, che è proprio nostro perché l'avete scelto voi su Instagram. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto il trucco, e soprattutto se volete altri video di questa tipologia, tipo My Followers Choose, i miei follower decidono, potrei farne altri. Mi state chiedendo in tantissimi di fare quello che ha fatto Chiara, ma non mi ricordo come si chiama, mi sa i miei follower decidono la mia vita, la mia giornata, una roba del genere. Fatemi sapere comunque che cosa ne dite. Io sono, spero di non avere i denti macchiati, se succede fate finta di niente, e spero che vi sia piaciuto. A me piace un sacco, quindi sono molto molto contenta. Grazie per aver scelto prodotti buoni. Siete stati buoni. Quindi questo è tutto, mia family. Vi mando un bacio grandissimo. Vi abbraccio forte 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 forte, come sempre, perché vi voglio bene. E niente, a domani. Ciao.